stops senza alcun controllo da parte delle forze dell'ordine, e B, che il personale debba agire sotto qualunque condizione climatica per effettuare questi controlli. Capisce bene che non è possibile e non è neanche giusto per i passeggeri che invece non hanno nulla di male da trasportare, che devono effettuare questi controlli in quelle condizioni. Quindi vi chiedo di non solo rendere effettivo e non solo teorico l'aumento del personale, ma anche di effettuare dei controlli più seri, soprattutto di intervenire sulla struttura del porto, creando queste aree sterili, altrimenti il tutto rimarrà una barzelletta. E quindi successivamente non si potrà e non potrete parlare di lotta al terrorismo e di prevenzione da questo punto di vista se ci saranno queste falle così grandi. Grazie. Grazie a lei, Nuti. A questo punto facciamo una pausa tecnica di 10 minuti. La seduta riprenderà alle 13:15. La seduta è sospesa.